TG Più Today, buongiorno, ben ritrovati. Giovedì mattina, un'ora per dare spazio alle notizie dall'Italia, dal mondo, tanti temi oggi in primo piano, a partire dal vertice del Consiglio europeo a Bruxelles. Ci sono già le prime parole pronunciate da Zelensky, serve volontà politica per proteggere l'Ucraina, questo in primo piano in questo momento sui siti con appunto gli aggiornamenti, seguiremo poi anche se ci saranno già sviluppi sull'avvio della riunione del Consiglio europeo. Tanti temi che riguardano però anche l'Italia, che riguardano il territorio lombardo, un caso che è esploso nei giorni scorsi riguarda la navigazione e la provincia di Lecco e proprio per questo noi siamo già collegati con Beatrice Greco che è a Oliveto Lario e ci racconta quello che sta accadendo a te. Sì, esatto. Come hai detto, siamo a Oliveto Lario, a fianco a noi il sindaco Federico Gramatica. Siamo qui perché dal 25 di marzo, quindi con l'inizio dell'orario primaverile, questo comune potrebbe rimanere senza battelli. Per quale motivo? Che cosa è successo? La navigazione dei laghi di Como sta ricattando i piccoli comuni dicendo se volete che noi attracchiamo con i nostri battelli dovete garantire il servizio del pontilista a vostre spese. Noi riteniamo illegittima questa scelta perché non crediamo che un servizio pubblico debba ricadere ulteriormente sulle casse dei cittadini, riteniamo che la navigazione sia lei l'ente competente. Qualora ci sia una norma che impone ai comuni di pagare questo servizio, noi lo pagheremo, però le circolari della navigazione adducono a problemi di sicurezza, dicendo che ci sono problemi di tempeste, che ci sono i bagnanti, che possono essere pericolosi per i pontili, ci sono i vandali. Ditemi voi se vedete il lago mosso, se vedete folle di bagnanti in questi giorni, se vedete vandali. Allora se è così ci chiediamo perché anche sui linee Lecco, per esempio, sulle pensiline, i comuni non devono pagare il personale che accompagna gli anziani sul pullman. Perché nelle stazioni, allora, per tante sicurezza che reclama la navigazione, i comuni non devono anche pagare il servizio di vigilanza? Certo. Perché nonostante i morti nel lago ci sono stati, i comuni e le autorità di bacino non devono mettere il servizio di bagnanti per la sicurezza? Certo, quindi dice è un po' un controsenso, ci si dice che bisogna mettere del personale per far scendere le persone dai battelli per questioni di sicurezza, però ci sono anche altre questioni di sicurezza su cui poi il comune non può entrare nel merito. Però negli anni scorsi, l'anno scorso anzi, c'era stata la stessa richiesta, il comune aveva provveduto insomma, a mettere del personale. Sì, l'anno scorso sia Oliveto Lario è stato uno dei comuni che è stato chiamato alle urne, sia la precedente amministrazione che la nostra abbiamo deciso comunque di garantire questo servizio, ma come esperimento, per andare a vedere cos'è l'effettivo costo. L'effettivo costo ha comportato, visto che noi abbiamo dovuto affidare questo servizio a una cooperativa, abbiamo avuto un esborso di 57.000 euro, senza considerare che molto di questo servizio è stato fatto dai nostri operai, dai socialmente utili, dai volontari, altrimenti la cifra sarebbe tranquillamente arrivata ai 65.000 euro, se non di più. Ricordiamo che noi abbiamo tre pontili, non uno. E quindi noi abbiamo deciso quest'anno. Spieghiamolo bene a chi non noi ricordiamo conosce. Che Oliveto Lario collega Bellagio a Lecco, è vicino a, quindi alla Pera del Lago di Como, è vicino alla stazione di Lecco, è vicino anche a Canzo, perché passando la Valbrona c'è la stazione che collega Milano Cadorna, quindi non è proprio fuori dal mondo. Abbiamo tre pontili perché erano tre comuni. Stiamo cercando di avviare dei progetti per collegare anche pedonalmente questi tre borghi. Però ci vuole del tempo, ci vogliono le risorse, ma se le risorse che abbiamo, che già sono poche, le spendiamo per un servizio che fa la navigazione, capite che non usciamo più. Quindi la vostra proposta è stata, loro vi hanno detto serve mettere del personale, la vostra proposta è stata, va bene, ci spieghi un po' la proposta. Noi abbiamo proposto, capendo comunque la difficoltà di un grande ente come la navigazione, comunque anche noi lavoriamo nel pubblico, capiamo tutte le difficoltà, ci mancherebbe, abbiamo detto allora veniamo incontro, noi garantiamo la presenza del pontilista su Onno, visto che la strada è vicino alla strada provinciale, ma nelle altre due frazioni che sono su strade secondarie chiediamo l'esenzione di questo servizio perché non ravvisiamo le ragioni di incolumità che voi tanto declamate.
La risposta è stata picche. Se volete, tutte e tre, o se no, niente. Quindi, o se no, va bene solo onno, però gli altri due li sospendiamo. Quindi non vedo neanche la navigazione che dice confermiamo la nostra disponibilità a un confronto sul tema. Il confronto bisogna essere in dubbio e confrontarsi. Noi abbiamo chiesto, più noi, il Comune ha chiesto un confronto, ma le risposte sono queste. Quello che dico sono tutto a protocollo dell'ente, quindi accessibile a chi vuole, non stiamo raccontando fantasie o balle. Certo. Dicevamo prima, appunto, voi l'anno scorso avete provato a mettere del personale, però i contributi che avete ricevuto sono stati pochi rispetto alla spesa. Ma giustamente il contributo che abbiamo ricevuto l'abbiamo ricevuto dall'autorità del bacino, che ringraziamo. Ovviamente è poco, perché vuol dire allora noi abbiamo tre pontili, vorrebbe dire anche impedire uno sviluppo di tutti quelli che rientra nella missione di questi enti, quindi rifare le passeggiate, rifare le spiagge, sistemare il demanio lacuale. E di certo non avrebbe senso, capisco anche, dare tutti i contributi per un servizio di pontilista che dovrebbe fare la navigazione. Tutto qua è paradossale. Certo, quindi 57.000 euro di cui ho parlato sono poi ricaduti sulle spalle dei cittadini. Spalle dei cittadini, e dopo il tema che dopo vedremo nelle sedi opportune, è capire la legittimità di questi pagamenti. È legittimo che un comune, e questo domanderemo alla Corte dei Conti, paghi per un servizio che non dovrebbe essere suo? A meno che, se è suo, perché non c'è una circolare, una norma che dice guardate, il comune dovete farlo voi? Se c'è, noi ci torniamo indietro, ci mancherebbe anche. Però la navigazione, quando parla, non parla di norme, di circolari, dice problemi così generici di sicurezza. Ma abbiamo detto, allora, la sicurezza è dappertutto. Certo, questo battello unirebbe, abbiamo detto, Lecco a Bellagio, passerebbe per questi tre pontili. Mandello, Lierna, Badia, quindi su tutto il ramo di Lecco. Importante sia per i cittadini che per il turismo. Assolutamente, ricordiamo che comunque molti dei cittadini che abitano nelle frazioni di Oliveto adesso si sta sviluppando turisticamente, ma sono anche quelli che vanno a lavorare negli alberghi e quindi si muovono attraverso i battelli. Quindi si crea questo piccolo microeconomia che è importante. Dopo non lamentiamoci se le strade sono affollate, se ci sono incidenti. Quando una volta che abbiamo la fortuna di avere dei paesi che si affacciano sul lago, molti dei quali hanno basato il loro sistema del piano governo del territorio sul trasporto lacuale, vengono di fatto dimenticati dalla navigazione, o comunque vengono ricattati, soprattutto i piccoli comuni. Grandi comuni possono permettersi queste spese che sono irrisorie per loro, per noi non sono spese irrisorie. E quindi il comune ha deciso di diffidare navigazione. Dato questa diffida, quindi se il giorno 25 non i traghetti, i battelli non verranno nei nostri pontili, non attraccheranno, noi formeremo nelle autorità competenti, perché secondo noi è un pubblico servizio, poi sarà loro a dire no, guardate, non è un pubblico servizio, però è un altro tema. E secondo tema andremo a chiedere comunque alla magistratura, alla contabile, la legittimità di questi pagamenti, se è giusto o meno questo esborso a danno dei contribuenti. Se è giusto, ripeto, ci sono le norme che ce lo dicono, dopo nessuno dice, anzi è ignoranza, noi abbiamo sempre detto, ci siamo posti in maniera molto semplice, molto umile nel confronto di navigazione, ribadendo la nostra ignoranza, però che ci dicano. Certo. Quindi al momento, stando così le cose, il 25 marzo partono gli orari primaverili, ma Oliveto non avrà battelli. No, Oliveto non intende cedere questo ricatto, ripeto, a meno che si dimostri la legittimità di questa richiesta. Dopodiché, logicamente, noi potremmo sostenerci questa spesa, però ci impegneremo per trovare una soluzione. Abbiamo già in mente alcune soluzioni da trovare, le abbiamo già trovate. Noi comunque abbiamo messo dei soldi a bilancio per questo servizio, pochi di meno, ma però comunque dobbiamo garantire per i nostri residenti questo servizio, e comunque anche per quei residenti che hanno fatto l'attività imprenditoriale facendo le case vacanze, è giusto che non rimangano delusi da noi. Quindi noi quello lo faremo. Però qui è un tema più che altro di merito e dobbiamo capire questo. Certo, certo. Non so se da studio avete delle domande. Sì, sindaco, volevo capire. Volevo chiederle se vi siete già confrontati con altri piccoli comuni che possono essere nella vostra stessa situazione, per capire se ci possa essere un fronte unico, una battaglia che sia condivisa anche da altri, oppure se comunque la vostra in questo momento è una situazione unica. Noi nella diffida abbiamo messo
in indirizzo alla navigazione dei laghi di Como, al prefetto di Lecco, il prefetto di Como, l'autorità di bacino, il dipartimento per i trasporti e navigazione, la direzione generale per la motorizzazione e per conoscenza il presidente della provincia di Lecco, di Como e tutti il presidente di ANCI Lombardia e tutti quei comuni che come noi sono obbligati a pagare il pontilista da parte navigazione. Non entro, perché comunque ho una grande stima e amicizia nei confronti dei colleghi sindaci che hanno già i loro problemi, quindi non mi sento di andare a coinvolgere anche loro, se vogliono possono aderire, ma invece se lo ritengono invece che la nostra sia una posizione sbagliata, quindi non lo dicono, cioè non è una polemica contro i miei amici sindaci, ma anzi sono molto solidale con loro perché hanno già altri problemi. Il tema è un discorso appunto di norma, che dobbiamo capire la legittimità, tutto qua. Ecco, e mi scusi sindaco, le chiedo solo un'altra cosa, magari non ho capito bene io. Durante la stagione invernale, sì, con l'orario invernale, fino a questi giorni, i battelli, i mezzi della navigazione attraccano anche senza il pontilista perché non vengono ravvisati i problemi di sicurezza, è corretto? In parte perché la stagione invernale sulle nostre linee non c'è questo servizio. Però paradossalmente nella festa di Santa Apollonia la navigazione, noi con i comuni di Abbadia, Mandello, Lierna, abbiamo fatto un servizio per portare alla festa di Apollonia tutti i residenti, ci sono stati 480 passeggeri e non c'era il pontilista, quindi lì non c'erano ragioni di sicurezza, ma adesso ci sono. Allora mi dico, se vale il tema che in inverno non ci sono problemi di sicurezza, ma che in primavera, io non vedo bagnanti qui sul lago di Como adesso che si tuffano col ciambellone o con i braccioli, non li vedo. Se voi li vedete... No, certo, però magari ovviamente andando verso la stagione estiva sicuramente la situazione è destinata a cambiare. Ma certo, però se cambia durante la stagione estiva, prima di tutto basta dire guardate comuni, dateci una mano con la polizia locale, mettete le transenne dove sulla passerella non si può andare, vietate le balneazioni sui pontili, ma non dire no che non attracchiamo. Anche perché mi domando, parlano di sicurezza, ma noi come possiamo, cioè noi affidiamo, noi come altri comuni affidano il personale, questo servizio a personale, a cooperative, ma gente preparata, è gente che se scade qualcuno al lago è capace di tirarla su o negano anche loro, è gente capace di magari gestire turisti magari maleducati o quant'altro, o magari prendere fila di sberle anche da loro, perché questo è successo, si sente, no? Di questi motivi di tensione, cioè è un compito farlo i comuni o farlo qualcun altro, cioè è molto semplice il discorso, quindi non si danno queste risposte ben vengano. Ecco appunto Anna da studio, come ha detto il sindaco, insomma la questione della sicurezza che viene portata avanti da Navigazione Laghi secondo il sindaco non ha particolare insomma rilevanza, quantomeno in questo momento. Poi dall'estate in realtà partiranno degli altri orari, quindi il sindaco prima parlando mi diceva magari si potrebbe pensare anche a probabilmente norme diverse tra primavera ed estate. Esatto, potrebbe essere un motivo questo, potrebbe essere, come abbiamo già detto, dire ai comuni guardate che facciamo una circolare che se voi i battelli passano, però voi dovete darci una mano al decoro, alla sicurezza, con la polizia locale però, per dire, o con altri enti, ma non con personale che poverini magari si trovano lì veramente in situazioni difficili da affrontare. Poi loro sono anche preparati, come si fa? Fanno dei corsi di formazione per alzare, abbassare la passerella, non li fa la navigazione ma farli noi. Cioè la navigazione che ha fatto record l'anno scorso sui due giornali, 14 milioni di euro di fatturato, quello che è, e non ha, non so, un 100.000 euro da investire per un appalto di servizi con delle cooperative se non vogliono assumere il loro personale. Cioè questo è paradossale. Perché diceva il comune comunque si occupa di trovare del personale, ma lo fa tramite cooperativa, certo. Non forma poi personale. Cioè, non credo che, se entra anche questo, la formazione nei comuni, vabbè, allora non so cosa dire, nel senso. I comuni sono i piccoli stati, diciamolo, allora facciamo una scissione e facciamo ogni comune va per sé. Chiarissimo, ecco, questa è la posizione del sindaco di Oliveto Lario. Vi rimando la linea, ci vediamo tra pochissimo. Grazie a Beatrice e al sindaco.
Ovviamente continueremo a seguire, poi sentiremo anche altre voci, anche magari di qualche cittadino, per sentire appunto come un po' stanno vivendo questa situazione. Noi torniamo invece alle notizie di attualità di questa mattina. E allora, lo dicevamo in apertura, oggi è il giorno a Bruxelles del vertice del Consiglio europeo. Tra i 27 è in corso uno scontro sulla possibilità di fare un debito comune per sostenere gli investimenti nel settore della difesa. Allora andiamo a vedere i dettagli. L'Europa si prepara a fronteggiare le minacce di Putin. Quello che si apre oggi è un vertice di guerra con l'obiettivo di preparare i cittadini a possibili crisi di sicurezza. Serve un approccio che tenga conto di tutti i rischi, si legge nella bozza di conclusioni. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità imperativa di una preparazione militare civile rafforzata, nonché coordinata, e di una gestione strategica delle crisi nel contesto dell'evoluzione del panorama delle minacce. Invita quindi il Consiglio a portare avanti i lavori e la Commissione, insieme all'alto rappresentante, a proporre azioni per rafforzare la preparazione e la risposta alle crisi a livello dell'Unione Europea, in un approccio che tenga conto di tutti i rischi e di tutta la società in vista di una futura strategia di prontezza. I terroristi russi non hanno missili tali da poter aggirare le difese dei Patriots e di altri importanti sistemi mondiali. Ora questa protezione è necessaria qui in Ucraina. Da Kiev a Kharkiv, da Odessa alla regione del Donetsk, c'è tutto possibile se i partner hanno sufficiente volontà politica. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Zelensky alla luce dell'attacco missilistico russo della notte scorsa sulla capitale ucraina, durante il quale sono stati abbattuti, sottolinea, più di 30 missili, incluso uno ipersonico. Dobbiamo dimostrare che il terrore perde sempre, dobbiamo dimostrare alla Russia che sarà costretta ad accettare una vita normale e libera in Ucraina. Abbiamo bisogno del sostegno dei partner e sono grato a tutti coloro che nel mondo aiutano davvero l'Ucraina, conclude Zelensky. Intanto appunto via libera dei rappresentanti permanenti dei 27 nel Consiglio europeo alle sanzioni contro persone e entità ritenute responsabili della morte di Navalny. Il dossier è stato approvato dalla riunione nei punti senza discussione e fa scattare la procedura scritta per la ratifica finale. Tra i 27 invece in corso uno scontro sulla possibile un debito comune attraverso i defense bond o bond emessi per progetti comuni di un gruppo di paesi membri per sostenere gli investimenti nel settore della difesa. Lo sostengono diverse fonti diplomatiche europee. I frugali capitanati dalla Germania avrebbero chiesto al momento ottenuto la rimozione della bozza di conclusioni di riferimento agli strumenti innovativi per finanziare il potenziamento dell'industria dell'Unione Europea, e ora si andrebbe verso la richiesta alla Commissione di preparare un documento sulle possibili opzioni. E allora questa è la situazione dal vertice del Consiglio europeo. Abbiamo visto appunto le parole di Zelensky. Intanto lo abbiamo anche accennato, attacco russo su Kiev, almeno 13 feriti, questi gli aggiornamenti dal campo appunto proprio sulla guerra. E tra l'altro di questo parleremo poi anche con un ospite nella seconda parte della trasmissione. Andiamo invece alla politica italiana, perché proprio in vista di questo Consiglio europeo appunto ieri c'è stato un importante dibattito. Meloni difende Salvini e Orban, l'ambiguità è nel PD. Andiamo a vedere cosa è accaduto. Conte ci porta alla guerra mondiale, Schlein è incoerente. Queste sono proprio appunto le parole che sono state pronunciate ieri in aula dalla Premier, lo andiamo a vedere anche dal Corriere. Meloni show alla Camera, ragazzi vi vedo nervosi, il brusio dei Dem e poi le scuse, pochette del metto, lo scontro con Conte. Andiamo a vedere qualche dettaglio appunto di quanto accaduto ieri, l'abbraccio con Salvini, su Kiev contano i voti, Schlein attacca e Conte, lei ci porta alla terza guerra mondiale. L'applauso di tutta l'aula al ricordo di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, i giornalisti uccisi a Mogadiscio 30 anni fa. È l'unico momento solenne e unitario della giornata. Poi il dibattito alla Camera, dedicato a quel che dirà la Premier al Consiglio europeo di oggi e domani, diventa un'occasione di scambi furenti, ironie e beffe tra schieramenti e persino manifestazioni di affetto fuori programma. La Presidente del Consiglio, va detto, ci mette del suo. Sentiamo anche chi abbiamo in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Senta una cosa, ma a me sembra che a noi cittadini questa classe dirigente continua a prenderci in giro costantemente. La classe dirigente, intendo classe dirigente nazionale ovviamente. Cioè questi
hanno una contraddizione interna tra di loro e continuano a dire che non è, che va tutto bene, che il governo è coeso, che tutto funziona bene, che il PIL è alle stelle, che la disoccupazione è scesa, non pertocchiamo questo tasto, che l'inflazione è scesa quasi a livelli storici, ma questi continuano a raccontare un sacco di frottole. Ma gli italiani sono coscienti di cosa stiamo andando incontro? La saluto, dottoressa. Grazie, buona giornata. Allora, continuiamo a leggere, appunto, evidentemente ci sono state delle tensioni anche ieri all'interno della maggioranza. La Presidente del Consiglio, va detto, ci mette del suo quando in lei prevale quel lato istrionico che scatena le ire delle opposizioni. Per esempio, mentre parlano Giuseppe Conte e Angelo Bonelli, prima astuccio rosa sul banco, legge e sottolinea i fogli che ha di fronte, poi conversa senza troppo darsi pena di nasconderlo col ministro degli Esteri Antonio Tajani e con il ministro per il Sud Raffaele Fitto. Infine, quando parla Bonelli, si nasconde il viso nella giacca del tailleur fino a far scomparire la testa. Conte lo annota, ha fatto bene a coprirsi la faccia perché l'ha persa completamente. Se la giornata si era aperta con la domanda ci sarà Salvini, che il giorno prima era assente, l'arrivo del vice premier scioglie il dubbio e i due addirittura si abbracciano. Da Italia Viva, Davide Faraone fa partire il coro bacio bacio che piace anche sui banchi del governo. Certo, poi Salvini scomparirà prima che la premier prenda la parola per impegni documentati a favore della stampa. Ma il clou del Meloni Show è quando si rivolge all'opposizione. Ragazzi, vi vedo sempre un po' nervosi. Poi prova a giustificarsi. Noi romani ogni tanto diciamo ragazzi, ma senza crederci troppo. Posso chiamare ragazzi, colleghi del governo? Da programma la giornata prevedeva solo la replica di Meloni agli interventi dei deputati. Il PD parte dritto contro la politica estera del governo, anche riguardo all'incoerenza della premier, invitata a parlare con Salvini e Orban riguardo al sostegno all'Ucraina. Meloni non ci sta, la nostra posizione è chiara, contano le decisioni e i voti. Non sembra di capire le dichiarazioni, come quella di Salvini sul voto in Russia, quando un popolo vota ha sempre ragione. Tocca a Elie Schlein, che legge un tweet di felicitazioni della premier incoerente su tutto, a Putin per le elezioni di 6 anni fa. Allora, dice la segretaria Dem, ha usato le stesse parole ascoltate qualche giorno fa da Salvini. Ora, è vero, non ha rinnovato le felicitazioni, ce ne ha messo di tempo, ma pare che abbia capito che Putin non è un fiero democratico eletto con libere elezioni. Risponde il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, avventurandosi su un terreno delicato. Vorrei dire che da allora sono passati anni, non lo dico rispetto alla Presidente del Consiglio, ma rispetto al Presidente della Repubblica Mattarella, che il 19 marzo 2018 diceva auguri a Putin, le relazioni eccellenti cresceranno ancora, non perché Mattarella è un filo russo o un filo putiniano, ma perché chi ha cambiato idea è Putin, che ha invaso l'Ucraina. Meloni ascolta le dichiarazioni di voto di Elie Schlein, riservandole un trattamento diverso da quello destinato a Conte. Non ho avuto bisogno di arrivare al governo per garantire il sostegno all'Ucraina, non ho due facce. Semmai è il PD che ha una linea ambigua, vuole spiegare a noi cosa fare e poi si astiene sull'invio delle armi in Ucraina. Proteste e fischi dagli interessati, anche perché, contro replica Schlein, è una fake news, noi non ci siamo mai astenuti sull'Ucraina. E sono appunto quello che è accaduto ieri in aula, proprio anche con una giornata decisamente ad alta tensione. E allora andiamo a vedere anche invece quali sono le aperture in questo momento degli altri mezzi di informazione. Vediamo su Repubblica anche in questo caso il tema della politica, il bivio di Salvini, 72 ore per riprendersi la Lega e la destra europea, e poi il candidato Firenze, l'ombra dell'ineggibilità per Schmidt, e ancora invece un focus sulla par condicio, cambiano le regole per le europee, introdotte le fasce orarie in TV. E poi ancora invece una retroscena, a Bari il blitz in campagna elettorale pianificato dal Viminale, scavalcando procura e polizie, il caso appunto della commissione a Bari. Queste le notizie in primo piano in questo momento, ma torniamo anche da Beatrice Greco. Sì, eccoci, appunto facciamo una piccolissima, vediamo nel Corriere, ci sono appunto le stesse, in apertura, le stesse notizie di cui hai parlato tu, Anna, fino a pochissimo fa. Si vede anche la fotonotizia di Sabalenka, che ha deciso di scendere in campo a Miami, la campionessa e il dolore, quella scelta di giocare, torno a giocare, la scelta di Arina Sabalenka, la tennista numero 2 al mondo, dopo la tragica fine di Konstantin Kolsov.
Kolosov, suo compagno per 3 anni, morto dopo un volo dal balcone di un resort a Miami. La tennista sui social dice: sono sconvolta, ci eravamo lasciati. E sulla prima pagina del Corriere si parla anche di gli Atenei e Israele, cresce la tensione sul boicottaggio da Pisa a Torino e Bologna, stop la ricerca con Israele, bufera sull'Ateneo di Torino. Il boicottaggio verso Israele si allarga ad altre università, da Bologna a Pisa gli studenti chiedono di disdire gli accordi. E poi c'è il caso di cui abbiamo parlato anche ieri, quello della scuola che è chiusa per il Ramadan, Ramadan a scuola, stop del ministero, chiusura irregolare, però la curia di Milano difende il preside. Irregolare la chiusura della scuola per la fine del Ramadan, così l'ufficio scolastico regionale sul giorno di vacanza deliberato dall'istituto di Pioltello, ma la curia difende il preside. Entriamo appunto all'interno del Corriere per vedere, c'è proprio una pagina dedicata a questo. Pioltello, si parla del verdetto dell'ufficio regionale ed è scontro tra il Val di Tara e il preside sui risultati degli alunni. Stop alla chiusura della scuola di Pioltello per la fine del Ramadan. Gli ispettori mandati nella scuola dall'ufficio scolastico regionale hanno trovato talune irregolarità nella delibera del Consiglio d'Istituto che stabilisce la sospensione delle lezioni per il 10 aprile. Come sottolinea in una nota anche il ministro dell'istruzione. E quindi il direttore generale Luciana Volta ieri ha scritto al preside dell'istituto Alessandro Fanfoni invitandolo a valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell'annullamento in autotutela da parte dello stesso consiglio d'istituto al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia. Un fulmine a ciel sereno per l'istituto di Pioltello, il consiglio aveva preso la decisione di chiudere 10 mesi fa. Ringrazio l'ufficio scolastico per il celere riscontro in merito alla necessità di disapplicare la delibera del Consiglio relativa al calendario scolastico del 2023-2024, replica il preside a sua volta con una nota. Sarà pertanto doveroso coinvolgere nuovamente gli organi collegiali nel processo decisionale che porterà alla nuova delibera. Abbiamo visto appunto, ripercorrendo un attimo la vicenda, la chiusura era stata deliberata perché nell'istituto c'è il 43% di studenti stranieri, quindi la scuola pubblica di Pioltello aveva annunciato la chiusura per il 10 aprile, cioè la giornata che segna la fine del Ramadan. C'erano state appunto già da subito alcune critiche da parte della Lega, non sono mancate le reazioni, scelta inaccettabile secondo il leader della Lega Matteo Salvini, mentre il ministro Valditara aveva annunciato poi un'ispezione. Prendiamo serenamente l'annuncio del ministero, ma riceviamo minacce, dice il preside. La chiusura è una scelta pratica dal suo punto di vista. Il preside poi ha anche rimarcato il fatto che non sarebbe cambiato il calendario scolastico per gli alunni, perché per mettere questo giorno insomma di chiusura gli alunni avevano iniziato la scuola un giorno prima. Quindi la decisione, il ministero parla di irregolarità nella delibera di chiusura del 10 aprile, l'ufficio scolastico regionale invita il preside ad annullarla. Vediamo però Delpini che parla, l'arcivescovo di Milano, cioè che parla di una scelta legittima. È un legittimo provvedimento della scuola, dice l'arcivescovo di Milano Mario Delpini, parlando appunto della scelta della scuola di Pioltello e dell'ipotesi di chiusura per la fine del Ramadan. L'ufficio regionale avrà i suoi motivi per dire quello che ha detto, aggiunto: di certo una delle cose più importanti della vita è la religione. Appunto la diocesi di Milano aveva parlato di una scelta molto apprezzabile o comunque non da contestare. Con questa notizia vi ridiamo la linea, tra pochissimo torniamo proprio qui da Oliveto Allario per parlare un po' con i cittadini. Grazie Beatrice. Prima di andare in pubblicità abbiamo tempo ancora per dare uno sguardo all'apertura anche del quotidiano economico Il Sole 24 Ore, che apre sulla giornata dei mercati. Le borse dell'Unione Europea frenano con la piccola media impresa manifatturiero, nuovo record dell'oro, e intanto la Banca Centrale Svizzera taglia a sorpresa i tassi, e lo andiamo a vedere proprio anche sul Corriere del Ticino. La notizia è stata appena battuta, la Banca Nazionale Svizzera abbassa il tasso di riferimento all'1,50. Con grande sorpresa della maggior parte degli analisti, la Banca Nazionale Svizzera ha deciso di abbassare il tasso di riferimento all'1,50 rispetto all'1,75 precedente. Lo comunica oggi lo stesso istituto d'emissione
L'allentamento della politica monetaria è stato possibile grazie all'efficacia della lotta all'inflazione durante gli ultimi 2 anni e mezzo, dichiara la banca svizzera in un comunicato stampa. Da alcuni mesi il rincaro si colloca di nuovo al di sotto del 2%, quindi nell'area che l'istituto assimila alla stabilità dei prezzi. Come indicato dalla nuova previsione, l'inflazione dovrebbe rimanere stabile anche nei prossimi anni. Con la sua decisione, l'istituto svizzero tiene conto della diminuzione della pressione inflazionistica e dell'apprezzamento del franco in termini reali avvenuto nell'ultimo anno. L'abbassamento del tasso di interesse annunciato oggi favorisce l'andamento dell'economia e assicura pertanto che le condizioni monetarie restino adeguate, precisa la nota appunto della Banca Nazionale Svizzera. E con questa notizia di economia ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torneremo anche appunto per parlare del conflitto in Ucraina anche alla luce del Consiglio europeo in atto. A tra poco. Bentornati ai TG Più Today, allora l'abbiamo anticipato, siamo pronti a collegarci con il nostro ospite Emanuele Panero, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti i gentili telespettatori. Analista della difesa e della sicurezza del Centro Studi Internazionali, allora chiediamo subito a lei di aiutarci a capire cosa possiamo aspettarci in queste ore dal vertice europeo che in qualche modo viene definito proprio una sorta di consiglio di guerra, perché cosa si discuterà in queste ore, in questi giorni e cosa dobbiamo aspettarci? Beh, il Consiglio europeo attualmente in corso mira a individuare delle misure che possano incrementare e sostenere il supporto europeo all'Ucraina. L'Ucraina sta affrontando una situazione molto difficile al fronte, soprattutto in conseguenza del congelamento del pacchetto di aiuti da 60 miliardi nel congresso statunitense, e questo implica che un maggiore sostegno da parte europeo è plausibile. Attualmente l'Unione Europea ha fornito una diffusa assistenza, però vi sono delle criticità significative per i singoli paesi. Ricordiamolo che l'Unione Europea interviene prevalentemente attraverso un approccio indiretto, cioè rimpiazzando i donativi che vengono effettuati dai singoli paesi attraverso poi un pacchetto finanziario, e quindi si stanno valutando delle opportunità anche per sostenere l'industria della difesa europea, per sostenere Kiev nella sua lotta contro l'occupante. Ecco, si dice anche un po' nelle notizie che stanno uscendo in queste ore che si tratta anche di preparare i cittadini europei a possibili crisi di sicurezza. Questo fa pensare a una sorta di escalation, a un qualcosa che possa cambiare proprio in termini concreti, o è più appunto un preparare delle misure in altro senso? Bene, come lei ha sottolineato, è più che altro una comprensione della situazione che caratterizza l'architettura di sicurezza europea attualmente, tenendo in considerazione del fatto che vi sono minacce di natura ibrida. Non dimentichiamo che a giugno ci saranno le elezioni europee, c'è un interesse da parte di attori esterni a influenzare il processo elettorale e a causare instabilità, quindi l'intero spettro delle minacce è presente. Come le affermazioni del presidente Macron hanno evidenziato, le criticità in Ucraina attualmente sono significative, come già prima ricordavamo, in conseguenza della limitazione dell'assistenza militare che si è verificata negli ultimi mesi e che ha posto le forze ucraine in una condizione particolarmente critica davanti a una costante spinta offensiva delle forze della Federazione Russa presenti nel loro territorio. E quindi è necessaria e opportuna una riflessione per valutare sia come impedire che le azioni ibride nello spazio informativo prevalentemente, ma non solo, nonché in quello cibernetico, possano influenzare i processi democratici interni ai paesi dell'Unione, sia come sostenere opportunamente l'Ucraina per evitare un collasso del sistema paese di Kiev. Ma è cambiato qualcosa dopo il voto in Russia, un voto comunque di fatto dall'esito che era già scontato ancora prima che iniziasse? Nonostante questo, il voto ha avuto comunque degli effetti sulla situazione in Ucraina e quindi anche sulle decisioni dell'Europa, oppure appunto era un percorso scontato che non influisce in alcun modo su quello che sta accadendo ormai da oltre 2 anni?
Come molto correttamente diceva lei, i risultati delle elezioni nella Federazione Russa, nonché quelli nelle repubbliche autoproclamate e annesse e non riconosciute come tali ovviamente dalla comunità internazionale nei territori occupati dell'Ucraina, sono tutt'altro che straordinarie nella loro aspettativa, in quanto un voto prossimo al 90% delle preferenze per il presidente Vladimir Putin era piuttosto atteso sotto numerosi aspetti e sussistono delle criticità evidenti nel processo elettorale che si è verificato, secondo numerosi osservatori. Detto questo, sicuramente il momento è sia sul campo, sia nel contesto che si è creato attorno alla situazione del conflitto, parzialmente favorevole alla Federazione Russa, che si sente nella condizione di incrementare la pressione sul campo, di aprire nuovi collegamenti per ridurre l'isolamento internazionale a cui ormai da oltre 2 anni Mosca è sottoposta, in conseguenza della sua aggressione, e quindi cercare di creare delle dinamiche favorevoli al perseguimento degli obiettivi dell'operazione militare speciale. Il fatto che in Europa si vada verso le elezioni e che anche negli Stati Uniti comunque di fatto sia già pienamente aperta la campagna elettorale ha degli effetti sulla situazione e sulle decisioni che per esempio si prenderanno anche in queste ore nell'ambito del Consiglio europeo? In parte sì, in parte no. Sicuramente sotto il profilo strategico la Federazione Russa guarda con interesse alle elezioni europee e ancora più a quelle statunitensi. Gli effetti già si vedono, il blocco al congresso del pacchetto da 60 miliardi che ricordavamo già prima è frutto delle dinamiche interne statunitensi orientate verso le elezioni che si verificheranno a novembre. Questo ha già generato effetti, come dicevamo, per quanto riguarda la situazione sul campo. Sicuramente queste due finestre sono due finestre che nel normale percorso dei processi democratici interni ai paesi europei e ai paesi occidentali più in generale, mi scusi, sicuramente pongono delle situazioni di criticità e di vulnerabilità rispetto soprattutto ad attori esterni che tentano di influenzare il dibattito attraverso la diffusione di disinformazione, misinformazione, fake news e quant'altro, e questo sicuramente complica e per certi versi è anche alla base di una maggiore attenzione a quelli che sono gli impatti delle operazioni ibride che in particolare la Federazione Russa, ma non solo, conducono nel contesto europeo e che potrebbero sicuramente avere anche degli impatti sull'andamento dei processi elettorali. Volevo fare un'ultima domanda spostandoci in Medio Oriente, perché negli ultimi giorni invece sembra un po' calata l'attenzione anche su questo fronte. Siamo quasi a 6 mesi, se non erro, di conflitto in Medio Oriente e di fatto l'attenzione sta un po' calando. È un brutto segnale, anche in questo caso probabilmente ci si sta abituando, tra virgolette, passiamolo così, al conflitto e quindi cala l'attenzione e questo però ha anche delle conseguenze poi sull'attenzione anche dell'opinione pubblica. Ma sicuramente la situazione è molto complessa in Medio Oriente. Proprio quest'oggi avvio l'ennesima visita da parte del segretario di Stato statunitense Antony Blinken con i partner arabi per discutere della situazione. Vi sono stati una serie di round attinenti una possibile tregua con liberazione di ostaggi che attualmente non hanno portato dei risultati significativi. Sul campo di battaglia nella striscia di Gaza il tema fondamentale è quello di un'eventuale operazione Rafah che Israele sembra intenzionato a portare avanti, ma che rappresenterebbe sotto numerosi aspetti un punto di svolta per Israele, per i palestinesi e anche per gli altri paesi della regione. Ricordiamo Rafah prima dell'avvio dell'operazione Sword of Iron da parte di Tel Aviv aveva 300.000 abitanti, attualmente conta più di 1,5 milioni di persone che si sono mosse dalle aree settentrionali della striscia di Gaza e che nel caso di un'operazione militare non avrebbero molte altre possibilità se non quelle di muoversi verso l'Egitto, che chiaramente con conseguenze umanitarie significative. Quindi la situazione è molto critica. E come lei per certi versi diceva, sicuramente la complessità che porta con sé e anche la serie di negoziati che non giungono a una conclusione hanno contribuito per certi aspetti a abituare l'opinione pubblica
al tema e quindi anche a ridurre l'attenzione internazionale dei non addetti ai lavori sulla questione. Allora io ringrazio davvero il nostro ospite per averci aiutato a capire una situazione complessa che però riguarda davvero tutti, sia per quanto riguarda l'Ucraina che per quanto riguarda il Medio Oriente. Grazie davvero e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. E noi torniamo invece anche alla cronaca italiana, la vicenda di Torino, aggredito con un machete perde la gamba, accaduto appunto nei giorni scorsi e nelle ultime ore è stato fermato un nobile 23enne che era ricercato in Spagna. Alla vittima è stata amputata la gamba, si cerca ancora il complice dell'agguato che è fuggito in motorino. Alla vittima, appunto, l'abbiamo detto, è stata amputata la gamba. Io non c'entro nulla, non ho neppure una moto. Queste sono state le prime parole di Pietro Costanzia di Costigliole, 23enne discendente di una nobile famiglia piemontese che nega ogni coinvolgimento nell'agguato ai danni del 23enne aggredito lunedì pomeriggio a colpi di machete nel quartiere di Mirafiori alla periferia di Torino. La vittima, ancora in prognosi riservata, ha subito l'amputazione sotto il ginocchio della gamba sinistra e per 2 giorni il giovane Conte è riuscito a far perdere le sue tracce. Nella mattina di mercoledì gli investigatori della squadra mobile lo hanno rintracciato in un albergo di Torino e nel pomeriggio è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Per il momento l'accusa è di tentato omicidio, ma la sua posizione si potrebbe aggravare in base alle prime ricostruzioni. Infatti il rampollo dei Costanzia sembra essere destinatario di un ordine di cattura internazionale per reati commessi in Spagna. Soprannominato il Santo, grande passione per le moto e i tatuaggi, Pietro Costanzia è nato a Milano e risiede a Torino. Negli archivi araldici la prima investitura della sua nobile famiglia risale al 1215, ma sui social Pietro non usa mai il suo cognome per esteso. Ha studiato marketing, ha vissuto a lungo a Barcellona, dove sarebbe stato coinvolto in una grossa indagine che lo ha spinto a tornare in Italia. È stato lui stesso a dire agli inquirenti di essersi nascosto in un albergo per paura della polizia spagnola. A trovarlo, grazie alle celle telefoniche del suo cellulare, lasciato ingenuamente acceso, sono stati invece gli agenti italiani. Di fronte al pubblico ministero, Mario Bendoni, assistito dagli avvocati Vittorio Nizza e Paola Pinciaroli, si è professato innocente prima di avvalersi della facoltà di non rispondere. Secondo l'albero genealogico dei Costanzia di Costigliole, come appare nel libro d'oro della nobiltà mediterranea, si tratta di una famiglia della piccola nobiltà piemontese, signori di Costigliole Saluzzo in provincia di Cuneo. Un ramo della famiglia, quello del fratello, del bisnonno, è stato creato Conte solo nel 1966. Pietro, che secondo i dati trascritti nell'albero risulta nato a Torino nel 2000, è figlio di Carlo Junior, nato a Rio de Janeiro da un partigiano democristiano. Carlo Costanzi è ufficiale di collegamento del Comitato di Liberazione Nazionale con il nome di battaglia di tenente Carletto. Carlo Junior a sua volta ha avuto un primo figlio con una nota attrice conduttrice modella spagnola, il fratellastro di Pietro, anche lui battezzato Carlo, vive in Spagna ed è apparso in una serie TV. Le indagini sul delitto del machete sembrano però alla svolta decisiva, anche se gli investigatori continuano a cercare il complice che lunedì pomeriggio era alla guida dello scooter degli aggressori. Erano le 17:30 quando il 23enne è uscito dalla casa di un amico in via Panizza, Mirafiori. Era in compagnia della fidanzata, 20enne, insieme si stavano allontanando a bordo di un monopattino quando sono stati bloccati da uno dei due aggressori. Impugnava un macete e ha colpito alle gambe quel ragazzo anche quando era a terra, ha raccontato un testimone. Ha smesso quando la vittima gli ha detto che non lo avrebbe denunciato, lo ha lasciato in una pozza di sangue. A salvare la vita del giovane aggredito sono stati 2 carabinieri fuori servizio e un operaio che hanno fermato l'emorragia con una cintura e una fasciatura stretta attorno a un manico di scopa. Il 23enne è stato ricoverato al CTO, i medici hanno provato a riattivare la circolazione della gamba, ma nella notte tra martedì e mercoledì è stata necessaria l'amputazione. E allora, quindi anche queste le notizie, gli ultimi aggiornamenti di cronaca di una vicenda che ovviamente sta facendo parlare molto anche in Italia. E restando però alla cronaca drammatica, alle notizie dei femminicidi, continua invece a Milano il processo a Impagnatiello, lo ricorderete naturalmente, accusato dell'omicidio della fidanzata incinta Giulia Tramontano, ha parlato Chiara, la sorella della vittima. Mia sorella scoprì il tradimento grazie alle cuffiette dello smartphone. Lo ricordiamo, appunto, in corso il processo. La sorella ha ricostruito in aula i primi mesi della relazione, ha raccontato che Giulia aveva pensato di abortire dopo aver saputo di essere stata tradita. Lo chiama l'imputato, mai Alessandro, nell'aula della Corte d'Assise di Milano. Va in scena la quarta udienza del processo
per il delitto di Giulia Tramontano a Senago. E a parlare è Chiara, la sorella della vittima. Davanti ai giudici, Chiara Tramontano ha ricostruito i primi mesi della relazione con Impagnatiello e la sua opposizione, quando, dopo circa 6 mesi di frequentazione, la sorella le aveva comunicato l'idea di andare a convivere con l'imputato. Secondo me era troppo presto, ma racconta anche del momento in cui a dicembre Giulia scopre della gravidanza. Era in bagno insieme a una collega, mi ha mandato la foto del test positivo. Aveva le lacrime agli occhi, le ho chiesto se erano di gioia o di paura, ha spiegato la sorella. Il problema era che non sapeva come avrebbe reagito l'imputato. In effetti, il giorno successivo Giulia chiama la sorella e le dice che per l'imputato non era stata una bella notizia. Alla base ci sarebbero stati problemi economici e il figlio avuto dalla precedente relazione di Impagnatiello. Da qui la decisione di recarsi in un consultorio per abortire, ma in questa occasione l'imputato si era ravveduto e ci aveva ripensato. Così ha deciso di non abortire e tenere il bambino. Un racconto drammatico con i familiari di Giulia Tramontano che si sono più volte commossi mentre Impagnatiello ha seguito l'udienza nella gabbia senza mai sollevare lo sguardo dal pavimento. La sorella ha anche raccontato della scoperta del primo tradimento grazie al tracker delle cuffiette dello smartphone di Impagnatiello che mostrava i suoi movimenti a Milano dopo l'uscita dal lavoro. Tradimento inizialmente non ammesso ma poi confessato. Tanto che a quel punto Giulia decide di abortire, ma era ormai molto vicina al termine consentito dalla legge. Tanto che è Chiara a cercare di trovarle posto in una clinica a Napoli per accelerare i tempi, ma non c'è stata la possibilità di farlo entro i termini consentiti, così ha deciso di tenere il piccolo, dando per scontato che sarebbe terminata la relazione con Impagnatiello. Allora, questi gli sviluppi della vicenda giudiziaria del processo, appunto, che vede Impagnatiello sul banco degli imputati. Per la cronaca, lo abbiamo visto poi invece nella vicenda di Torino e dell'aggressione con una gamba amputata a un 23enne e il fermo di uno dei presunti responsabili. Si parla invece però anche di altri temi, non c'è solo la cronaca in primo piano, perché si parla invece anche di economia e di previdenza, in particolare di pensione anticipata. L'assegno non potrà superare i 3.000 euro e c'è la guida sulle novità. L'adeguamento alla speranza di vita inciderà anche per gli anni di contributi, non solo quindi per l'età anagrafica. Tutte le novità del 2024, le circolari dell'INPS che spiegano cosa cambia. Conoscere tutte le regole per andare in pensione non è semplice e districarsi tra legge e cavilli spesso necessita di un aiuto. Il Corriere appunto ha predisposto una guida online per il calcolo, per i tempi, per lasciare definitivamente il lavoro e per l'ammontare dell'assegno a cui si avrà diritto. C'è appunto una guida online, ma anche l'INPS ha pensato ovviamente a uno strumento utile per chi vuole autonomamente districarsi nelle nuove regole per andare in pensione. La circolare numero 46 del 13 marzo ha fornito una serie di indicazioni sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2024 sul tema di pensione di vecchiaia e sulle nuove regole per andare in pensione anticipata, riservate ai lavoratori con primo credito contributivo a partire dal 1 gennaio 96. Allora, in estrema sintesi, ecco appunto quali sono le indicazioni pratiche. Il pensionamento anticipato a 64 anni. Dal 2024 si potrà andare in pensione a 67 anni di età e 20 di contributi, ma solo se si è maturato un importo di pensione mensile pari almeno all'assegno sociale, 534,41 euro, e se non si hanno versamenti previdenziali precedenti al 96. Fino all'anno scorso, per lasciare il lavoro a 67 anni, bisognava aver maturato un importo pari ad almeno 1,5 volte l'assegno minimo, senza il quale si dovevano attendere 71 anni. A partire dal 1 gennaio la pensione di vecchiaia ha un nuovo requisito di importo soglia, ovvero la prima rata della pensione. E qui poi il Corriere appunto mette a disposizione una guida online che può aiutare a fare tutti i calcoli e a verificare la propria situazione. Vedo però di nuovo collegata Beatrice, quindi a te la linea. Sì, eccoci, noi siamo arrivati nell'alto, un altro pontile, uno dei tre, quello di Vassena, appunto è uno dei tre pontili di Oliveto Lario che rimarrà chiuso dal 25 marzo, quindi non passeranno i battelli come abbiamo spiegato prima, proprio perché Navigazione e Laghi ha chiesto al comune di mettere degli addetti per lo sbarco delle persone, cosa che però il comune dice è un servizio pubblico, come comune non riusciamo ad avere questa spesa, anche questa spesa. Come vedete, il sindaco diceva, Navigazione Laghi ci dice di mettere queste persone per questioni di sicurezza, e il sindaco però
Spiegava prima che non ci sono in alcuni pontili non ci sono grossi pericoli, come vedete qui non c'è una spiaggia, quindi non ci sarebbero bagnanti. Il pontile tra l'altro è un pontile fermo, quindi anche quello che Navigazione Laghi aveva diciamo contestato, il fatto che potrebbero esserci dei pontili mobili e quindi non facili poi per le persone sbarcare, in questo caso non ci sarebbe questa eventualità. L'altra motivazione spiegata dal sindaco è che comunque questo pontile non ha un grande giro di persone, è uno dei pontili che non dà sulla statale, arriva qui su una via secondaria, come vedete c'è una piccola chiesetta, un piccolo parcheggio, però sarebbe di fatto utile sola in gran parte per proprio i cittadini di Oliveto Lario, quindi servirebbe più che altro a loro. La proposta del sindaco appunto era stata quella di mettere del personale sul primo pontile, quello che abbiamo poi sulla nostra destra, che è più grosso e dà direttamente sulla provinciale, quindi c'è anche un afflusso di persone maggiore, e invece di lasciare senza personale per lo sbarco questo pontile, quello in cui eravamo prima, quella di Limonta. Navigazione Laghi però ha risposto di no, e quindi adesso appunto il comune ha deciso di diffidare Navigazione Laghi, e nel caso in cui dal 25, come abbiamo detto, non si parterà coi battelli, il comune appunto vorrà diffidare Navigazione Laghi per l'interruzione di pubblico servizio. Andiamo però magari a sentire, proviamo a vedere se troviamo qualche cittadino per capire se questi battelli sono utilizzati, quanto servono al comune. Ci rivediamo tra pochissimo. Grazie Beatrice, io volevo andare invece anche alle parole del capo dello Stato Mattarella, lotta alle mafie, dovere di chi ama la Repubblica, il messaggio nella giornata della memoria e dell'impegno. Il capo dello Stato, quando non ci voltiamo dall'altra parte, contribuiamo. Appunto questo è il messaggio dato nella giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, anche le parole della Premier Giorgia Meloni, il ricordo delle vittime sia il faro che ci guida, queste proprio appunto le parole pronunciate ieri. Volevo invece dare uno sguardo anche all'apertura di Open, che è dedicata al caso di cronaca di Torino. Pietro Costanzia di Costigliole, che è il giovane nobile accusato per l'aggressione con il machete di Torino, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il movente sarebbe una foto OSE inviata su WhatsApp, ma gli investigatori pensano anche alla droga. Poi le altre notizie in primo piano su Open. Chiara Ferragni diffida Fedez, non parlare di noi in TV, ma lui vuole dire tutta la verità. E poi ancora in Irlanda, il caso dell'italiano assolto dall'accusa di stupro di un ragazzo dopo 5 anni di carcere, la mia casa occupata da nigeriani. E poi invece Franco Grillini che racconta il suo tumore, adesso sono fragile e invalido ma vivo. E poi invece i video in primo piano, paura per Berrettini, sbanda in campo a Miami dopo 1 ora e mezza di gioco, accusato un mancamento e la partita è stata sospesa per qualche minuto. E invece quello che abbiamo letto anche prima, Meloni e la gag della giacca, Bonelli non mi guardi con quello sguardo così inquietante, e lei si nasconde. E poi invece cambiando genere ovviamente, quindi un tema più leggero, Viva Rai 2, il falso fuori onda di Fiorello che risponde a Iacovazzo, vogliono dare un programma al figlio di Amadeus. E ancora invece restando nel tennis, sorpresa Sinner al raduno della nazionale negli Stati Uniti, l'omaggio di Buffon, sei come luna rossa, ora la gente si sveglia di notte per te. Questi video in primo piano su Open, che invece dedica l'apertura alla vicenda di cronaca di Torino. Torniamo anche al Sole 24 Ore per un'altra notizia, invece era prevista dalla manovra, ma ora appunto è arrivata la scadenza, sono scattati i nuovi aumenti per le sigarette fino a 20 centesimi al pacchetto. Il Codacons, le entrate dello Stato garantite dalle accise sui tabacchi sono passati da 10 miliardi di euro del 2015 a 15 miliardi di euro stimati per il 2023, con un incremento di quasi 5 miliardi di euro, più 46,6%. Nuova stangata sui fumatori è scattata da mercoledì 20 marzo, una seconda tranche di aumenti come stabilito dalla manovra per il 2024, che ha ritoccato le accise che interessa i marchi che non erano aumentati lo scorso 2 febbraio, quando l'importo fisso per unità di prodotto è passata da 20,20 a 29,30 euro per 1000 sigarette, che tradotto significa un aumento di circa 10-12 centesimi a pacchetto. Tra i marchi interessati all'aumento anche quelli più noti, come le Camel, che aumentano di 20 centesimi per chi
Fuma un pacchetto al giorno, si tratta di una spesa di 6 euro in più al mese, 72 euro in più all'anno. I nuovi aumenti, marca per marca, sono consultabili sul sito dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, che ha aggiornato oggi i listini dei prezzi al pubblico. Gli aumenti sono stati annunciati anche sul sito della Federazione Italiana Tabaccai. E poi appunto ci sono i calcoli del Codacons, che dice che le accise sono aumentate del 46%. Ma siamo verso la chiusura e allora torno da Beatrice. Sì, eccoci, siamo con Leonardo, un cittadino qui di Oliveto, Lario. Cosa potrebbe, cioè, questi battelli vengono utilizzati? Il fatto che non ci siano potrebbe essere un problema? Certo, questi battelli sono stati presenti da 40 anni a questa parte, ma anche in precedenza. Ovviamente erano più utilizzati dai cittadini e dai lavoratori che andavano, mi ricordo i miei parenti, i miei genitori, i miei zii che andavano al lavoro in battello, però anche tuttora sono utilizzati dagli anziani del paese che vanno al mercato al lunedì, ma anche da noi cittadini che magari vogliamo passare da una sponda all'altra, avendo anche tariffe agevolate, essendo cittadini del lago. C'è comodo per passare, dico, da Onno a Mandello, per esempio, ma anche dalle frazioni confinanti. Quindi è un servizio che, secondo me, va mantenuto, anche a maggior ragione per il turismo in grande crescita sul ramo di Lecco, dove la presenza di case vacanze è in continuo aumento e ai turisti fa sempre molto piacere anche avere questa possibilità di muoversi via lago quando anche la presenza di pullman è scarsa, i pullman sono poco frequenti, la strada per arrivare a Bellagio e comunque la SP583 non è delle più comode. Anche certo, e, però appunto il comune quest'anno ha deciso di non dare l'ok alla richiesta fatta da Navigazione Laghi, quindi non mettere del personale addetto, questo è stato un po', questo è il motivo per cui non ci saranno poi i battelli. Certo, e questa cosa è anche una cosa abbastanza inconcepibile, perché la navigazione sembra che consideri degli scali di serie A e degli scali di serie B. Il comune di Oliveto Lario, che ha 3 pontili, è ritenuto un comune di serie B probabilmente perché rappresenta un costo troppo elevato, però questo costo non può nemmeno essere sostenuto interamente dal comune, comprendo, perché si parlava di 60.000 euro l'anno scorso, se non ricordo male, e ciò rappresenta una cifra del tutto spropositata per un comune di poco più di 1.000 abitanti, anche a maggior ragione da una tassa di soggiorno che comunque non può essere utilizzata solamente nel servizio del battello. Quindi insomma la speranza dei cittadini è che in un certo senso Navigazione Laghi torni un po' sui suoi passi. Certo, come è sempre stato negli anni passati, perché anche di grandi problemi da un punto di vista di sicurezza sinceramente non ne vedo. Va bene, è sempre meglio prevenire che curare, però probabilmente secondo me non c'è questo grossissimo rischio che è descritto da Navigazione. Certo, chiarissimo, quindi anche appunto i cittadini ritengono che non ci sia il rischio, non ci siano rischi qui sui pontili di Oliveto Lario. Da qui vi mando un saluto. Grazie, continueremo a seguire la vicenda, ovviamente cercheremo di capire anche cosa succederà e cosa succederà in altri comuni in una situazione analoga sul lago di Como. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata, continueremo naturalmente ad informarvi a partire dal telegiornale delle 12.30 e poi con le edizioni serali, e TG più Today invece torna domani mattina alle 10.30. Grazie per essere stati con noi e buona giornata.